io chiedo allo spettatore tanta attenzione, quant'è la fatica che ho fatto a fare il film. Cioè non voglio presupporre uno spettatore distratto. Parlo di giovani. Di giovani, li amavo e li rappresentavo. Adesso non potrei fare un film su questi imbecilli che ci circondano. Pasolini definiva Bologna unica e anomala. Sono uno che è nato in una città piena di portici nel 1922. Affermava di aver vissuto qui gli anni più belli della sua vita. Pasolini ne colse però le contraddizioni innate. Lui stesso si nutrì di queste contraddizioni. Da bambino di un anno mi impuntavo e dicevo che volevo tornare a casa a tutti i costi in carrozza e non mi muovevo da lì finché non mi si portavano in carrozza. Non appena apre bocca un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre. Vorace, inquieto, carnale, prima fascista poi marxista, curioso, conformista e ribelle. Io in quel momento ero il ragazzo più felice d'Italia. Ho saltato e ballato per i portici di Bologna. Tutte queste definizioni, a farci caso, calzano allo stesso modo sia Pasolini che Bologna. Non sapendo che cosa dire, era un ragazzo anche lui, ci ha letto una poesia di Rimbaud. In quel momento lì è scattato in me l'antifascismo.